Mentre vi proponiamo adesso a conclusione i quattro gol della partita tra Spartak Mosca e Aston Villa, 2-2, tutti gol nel corso della ripresa, con gli inglesi che costringono a una doppia rincorsa i sovietici. Il primo gol è di Gibson, resta a terra il portiere Dazaev, uno dei più famosi e celebrati portieri del mondo, che è anche il capitano dello Spartak Mosca, battuto in contropiede dal tiro. 0-0 at half time, but early in the second half, Villa struck. Morley sent Gibson away, and the Villa fullback crashed the ball home with his left foot. Jubilation for Villa, and what a goal for Colin Gibson, his fourth of the season. Raso terra di Gibson, il pareggio è opera di Gavrilov. Ecco l'azione. Un po' di confusione nell'area dell'Aston Villa con il portiere un po' in giro spento, un po' sorpreso forse dalla... The Spartak corner on the right, slack defensive marking, and Cherenkov's cross is flicked in by Gavrilov. Pallone che schizza nella sua area, 1-1. Walters, il giovane, eccolo, attaccante nero, 19 anni, porta di nuovo in vantaggio con questa bella rete l'Aston Villa. Un gol veramente bello del giovanissimo Walters. Villa moved in front again with a goal even the cosmonauts orbiting in Salyut 7 must have rated out of this world. Mark Walters turns brilliantly past Kuznetsov, glides across the face of the Spartak defence and swerves his shot into the top corner past Desaev. Però all'ultimo minuto della partita la Spartak Mosca riesce a riprendere quantomeno il risultato, se non le speranze di qualificazione, ottenendo un calcio di rigore che con freddezza Gavrilov, che è un giocatore di notevole personalità anche nell'ambito della nazionale sovietica, e con molta freddezza riesce a trasformare, malgrado l'importanza della posta in palio e il fatto che la partita sia ormai praticamente conclusa. Ecco Gavrilov che assesta il pallone sul dischetto, batterà a rete con precisione per il 2-2 conclusivo di questa partita tra Spartak di Mosca e Aston Villa, una partita che lascia molte speranze all'Aston Villa di ottenere comunque il passaggio del turno. È l'ultimo gol di questa nostra rassegna di oggi per gli incontri di andata del secondo turno delle tre coppe calcistiche europee. It looked like Villa's first away win of the season until 20 seconds from the end. Fullback Sakhnov moves into the penalty area. Brendan Ormsby challenges and down goes the Russian. But was it a penalty? Villa's defence didn't think so as they appealed to the Belgian referee. Another look in slow motion. The Russian dives theatrically, but did Ormsby make contact? The referee voted against Ormsby and Gavrilov gave Spartak a lucky draw from the penalty. An excellent interception by the alert Mortimer sent Tony Morley away down on the left wing. His perfect cross was met by Peter Wythe and Aston Villa were a goal up. The second half started in spectacular style, Moscow Spartak levelling here with Cherenkov, giving Spink no chance. 20 seconds to go, a quickly taken free kick, Kuznetsov knocks the ball in, Mortimer sticks a leg out, but in so doing merely deflects it past Spink, who I'm pretty sure had the ball covered in the Villa goal. So despair for Aston Villa, ecstasy for the Russians, but on the night no complaint, the Russians were the better team, and as Tony Barton said... Gli ungheresi del Rabaeto, che pure erano andati in vantaggio nel corso del primo tempo su calcio di rigore realizzato, come vediamo, da Hennik alla mezz'ora. Poi si scatena Sokol, un altro... entrato in classifica del Bravo, il capocannoniere con 6 gol della Coppa dei Campioni attualmente, con 2 reti. La prima di forza su questa azione piuttosto confusa nell'area del Rabaeto. Eccolo. Sosokol gioca con il numero 10. Aveva già segnato 4 gol nei 2 turni precedenti. Il secondo gol di Sokol invece è un gol di astuzia con un tocco molto abile di esterno destro sull'uscita del portiere avversario. Si va al 2-1, un minuto dopo... a Kondrachev a dare questa definitiva risultato 3-1 per la Dinamo Minsk, che si qualifica agevolmente battendo il Rabaeto 2-0.
Terwijl Gavrilov die vrije trap wil gaan nemen. Hij doet dat zo. E qui siamo all'incontro fra Sparta Rotterdam e Spartak Mosca, un altro specie di derby fra due formazioni che hanno lo stesso nome, questo Sparta che figura tre volte. Ecco il gol di Robionov con cui la formazione sovietica si porta. Gavrilov prachtig, Kuznetsov. Ja ja. Rodionov, voorsmaakje van wat ze kunnen. We zijn 20 minuten ver. Pracht infiltratie. En dan nog ideaal afgewerkt. Gavrilov, goed moment weer. Kuznetsov. 2 tegen 1. Stukje verder, buitenkant voet. Beetje geluk bij, binnenkant paal, 0-1. Kouten. Daar is Brullen de kans. Ja, ja, strafschop. Nog uit het doel gehaald door Basulev, maar met de hand. Voor de zoveelste keer pracht van een voorzet. Van Verkouteren, kopstoot Brullen. En dan, daar ziet je het, ja. Men kan het nauwelijks ontkennen. Ja, dat zijn dan strafschoppen die tellen. Brullen doet het wel. Maakt af wat hij begonnen had. En zo ziet u maar weer, helemaal nog niet in de wedstrijd geweest, verschijnt daarna 29 minuten en dat is dan goed voor een doelpunt. 1-1, hier krijgen we het nogmaals. Dat ze heeft iets te laat, de arm omhoog en dan Basulev, die zal blij noemen. Het ziet er altijd uit dat ze gaan sterven. Tjeniatinski. De grote, niemand in het centrum. Verkouteren binnendoor, prachtig. Iets te overhaast van Frankie. Oh, Brullen! Ja, ja, ja. Brullen komt sneller terug dan alle 25 minuten. Dat is na 20 minuten. Knappe actie weer. Van beide aanvang, de eerste keer al. Kreeg dan de bal terug. En dan, dat kan hij dan prachtig, die ergens plaats waar men kan op inlopen. Daar is Brullen. En zelfs een Dasayev had daar geen verhaal tegen. Kan het nog eens bekijken. Om er 3-1 van te maken. Ideaal voor een linksvoetige. En Anderlecht heeft er nogal wat. Van der Rijken, Verkouteren. Zelfs een psycho zou kunnen. Verkouteren in de laag stoken, het is 3-1. Gouden schoen aan de gouden voet. En verdient 3-1. Dat mogen we zeggen. Na 33 minuten. Dasayev kon er nog enkel tegen duwen. We zien hem gaan. Ziet dat te laat. Is het dat hij zeer veel kan. Komt de ploeg niet zoveel ten goede. Oh, oh, goed ingeworpen. Daar is het al. Eén foutje, dat zit er altijd in. Is het Gavrilov? Ja.
Radilin. Ideal. Ja, strafschop. Met de hand. Bergam onverbiddelijk. Verrast door het botsen van de bal, Pozniakov. We gaan het kunnen zien. Dat was wat laat, maar... Ja, en het gaat opnieuw brullen worden. Ik vind dat fout, maar ja, dat is een persoonlijke mening. Twee keer dezelfde man, men zegt dan die heeft vertrouwen, maar hij moet iets anders doen. Iets anders doen dan wat hij normaal doet. Maar ja. Ja, doe het goed. Zo mag hij het dan doen. Het was niet risicoloos, het is tevens een hat-trick. Al is het geen echte meer. Sì, direi che il calcio portoghese è più o meno calcio latino simile al nostro, quindi più o meno le caratteristiche identiche. Però va sottolineato questo, che forse i portoghesi non sono così veloci, così forti fisicamente come lo possono essere stati o lo sono gli scozzesi. Quindi direi che l'una vale l'altra, una squadra che arriva in finale non la si può, secondo me, considerare meno forte di un'altra. Io sono convinto che, secondo i nostri moduli di gioco, i portoghesi siano forse più superabili. Come dicevo poco dopo, una lunga azione sulla destra e c'è un traversone sul quale d'anticipo sul difensore e sul portiere arriva proprio Augustin a colpire di testa. Ecco il gol che al decimo minuto decide il confronto a favore della Dinamo di Bucarest con la Dinamo Minsk eliminata. Dinamo Minsk che dopo due giornate di campionato sovietico appena ricominciato ha un solo punto in classifica. Rivediamo l'azione, il lungo lancio in profondità, il tocco di testa di Augustin che poi si va a spostare verso il centro e sul traversone l'intervento vincente. Il Porto ai danni dello Shakhtar Donetsk, sempre in crisi in questo periodo le formazioni sovietiche, tutte e tre eliminate ieri, lo Shakhtar Donetsk che aveva perso per 3-2 in Portogallo e che vedete sfrutta un altro pasticcio di questa difesa portoghese per battere con Graciov il portiere Zebeto. È il 18esimo minuto della ripresa, il gol che permetterebbe in teoria allo Shakhtar di qualificarsi, ma dopo 9 minuti al 27esimo Walsh, l'attaccante britannico che era entrato da soli 2 minuti in campo, realizza il gol del pareggio. L'azione si sviluppa sulla sinistra, ma c'è soprattutto un intervento falloso ai danni di Vermeligno che permette alla formazione del Porto, che insidia in classifica il Benfica dopo averlo battuto e a distanza di un solo punto nella graduatoria, sono dei due grandi tradizionali del calcio portoghese. Ecco, vediamo la punizione che subirà una prima deviazione di testa contro la traversa. Sul rimpallo è prontissimo Walsh per battere Jelinkas, il portiere dello Shakhtar Donetsk. 1-1 e si qualifica. La formazione dell'Anderlecht aveva vinto per 4-2 all'andata e quel vantaggio abbastanza ampio le aveva dato la possibilità di giocare con tranquillità fino a subire soltanto 2 minuti. Wij moeten in de laatste 5 minuten zijn. En een kans. En een doelpunt. Rodionov toch. Geen buitenspel. Ja, Rodionov. Uno dei gol molto più importanti, se non altro. Ed eccoci all'incontro fra Sparta Mosca e Anderlecht, vinto dalla squadra sovietica per 1-0, ma l'Anderlecht che aveva vinto per 4-2, ecco un rigore fallito, sempre sul punteggio di
0-0.